Allora, questo non è un villaggio turistico, quindi ti prego di rispondere in maniera seria per rispetto di chi hai anche in fianco e di chi ti segue da casa. Grazie. Parmela cipolla. Benissimo, la risposta è errata. Io ve lo dico subito, sta lista non la volevo fare, e non perché non ci fosse niente da dire o perché il tema non fosse esaltante, ma banalmente a causa della difficoltà di fare un ranking univoco su chi tra i nostri anchorman e presentatori abbia maggiormente lasciato l'impronta sulla storia della TV. E so che è un brutto affare, ma qualcuno lo dovrà pur fare, quindi bentrovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo quest'altra original top 10 conduttori storici della TV italiana, ma servono un paio di precisazioni. Includiamo solo uomini, ahimè, ma non è che sia colpa mia, è che viviamo in una società che sembra aver riscoperto il ruolo della donna solo negli ultimi 15 anni. Quindi ho pensato che dovesse piacervi questa, allora faremo un'altra lista sulle conduttrici in un secondo momento. Inoltre potrete sicuramente trovarvi davanti sia figure ancora in onda ai giorni nostri, sia icone ormai tramontate da tempo dietro la collina della vita. Quella! Che poesia! E a parte questo, diciamo che il metro di giudizio è sempre lo stesso: presenza, valore dell'icona ed eventuale lascito in eredità. Ma direi che per spiegarvi cosa intendo sia il caso di cominciare, e quindi cominciamo subito dalla numero 10, Gerry Scotti, al secolo virginio, ma tutti sembrano dimenticarsene. Gerry Scotti è uno dei simboli della TV berlusconiana dagli anni 90 in poi ed è inevitabilmente famoso per la sua stazza fisica e per quell'aria sempre elegante che non lo abbandona mai. Iniziata la carriera, come tanti altri della sua generazione, in radio, prima Radio DJ, poi Radio 101, una volta approdato alla conduzione dei quiz, nessuno è più riuscito a togliercelo. Molto apprezzato per la sua voce piena e per l'autoironia, che lo ha anche reso protagonista di alcune pseudo sitcom marchiate Mediaset, il 1999 sogna definitivamente il suo apogeo quando diventa conduttore di Passaparola e poco dopo di Chi vuole essere miliardario, la versione italiana del famoso quiz, che lo consacrano alle masse. Varietà e talent show permettendo, Scotti è indissolubilmente nella leggenda da quando, forse per sketch, forse realmente, non lo sapremo mai con certezza, manco fosse una puntata di Unveiled, saltò sul bancone di Striscia la Notizia e sfondò tutto, meme prima del meme, non che sia l'unico di oggi a vantare un simile traguardo nell'immaginario, ma quel momento resta immortale. Parere personale, non è tra i miei preferiti, lo trovo un po' piatto rispetto ad altri che vedremo oggi ed è per questo che è solo il primo della nostra lista odierna. Attenzione, si va verso le feste e allora fuoco ai capponi! Alla numero 9, Fabio Fazio. Passiamo da un conduttore e, per breve tempo, politico in forza al PSI, ad un conduttore politico. O almeno, così ha voluto vederlo per anni una certa opinione pubblica e proprio per questo qualcuno ne ha forse richiesto l'allontanamento dalla TV di Stato. Ma Fabio Fazio è più di questo. Cresciuto nei ranghi dei programmi per ragazzi, il successo arriva negli anni 90, quando la Rete Pubblica gli affida la conduzione di un certo programma domenicale chiamato Quelli che è il calcio, destinato a diventare un must per migliaia e migliaia di tifosi e che lo presenta al grande pubblico con quella sua vena comica che sotto sotto non ha mai abbandonato. Conduttore di 4 Sanremo, 2 edizioni a distanza di anni dalle precedenti, ha la fortuna di essere fuori dal teatro quando, alla serata dei duetti del 2014, mi pare, Rocco Siffredi introduce la canzone di Elio e le storie tese con un doppio senso e lascia l'onore della situazione alla sua fida Luciana Littizzetto, con la quale forma ormai da, 20 anni un sodalizio indissolubile, conclamatosi su quello che ad oggi viene reputato il miglior talk show della nostra televisione, e cioè Che Tempo Che Fa. Da qualche tempo in forza Discovery, Fazio ha un palmarès di interviste che fa spavento, ma è anche uno dei motivi che lo piazzano al 9° posto. Questa sua tendenza, parere personale, a trattare allo stesso modo Lady Gaga e Papa Francesco, cioè sempre un po' cerchio bottista per i miei gusti, ma è davvero incisivo e pruriginoso, più simpatico che fastidioso in senso stretto, e questo mostrare poca, chiamiamola così, spina dorsale, per un conduttore di livello non sempre è un bene. Io sono in Rai da 40 anni, però non si può essere
adatti a tutte le stagioni. Alla numero 8, Amadeus, che ha avuto un percorso artistico abbastanza simile a quello di altri, tra cui lo stesso Gerry Scotti, ma cui è decisamente andata meglio che ad altri. Al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, Ama approda prima nel mondo della notte, lanciato come DJ da Claudio Cecchetto, l'uomo dietro 883 e Gioca Jouet, e poi finisce nel cast di 1-2-3 Giovanotti, programma per cioffani insieme ad alcuni amici e colleghi di vecchia data come Fiorello, Leonardo Pieraccioni e lo stesso Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti. Dopo il clamoroso successo come conduttore del Festival Bar affiancato da Federica Panicucci, il vero successo arriva in Rai intorno alla fine del millennio, prima con alcuni varietà e poi con l'antesignano di un quiz ormai storico della Rai, Quiz Show, che verrà presto sostituito dall'Eredità. Tra i tanti cambi di palinsesto, la conferma da parte delle masse si vede con le 4 edizioni consecutive di Sanremo, dove tra l'altro deve affrontare il bianco furioso dell'ultima edizione e l'ormai classico del trash cringe che succede dove è buco, fortunatamente senza più la verve incavolata che lo vide protagonista del siparietto Per me è la cipolla, quando arrivò a brutto muso con la sua nemesi, il concorrente Pedro. Nota polemica puramente provocatoria e pettegola, qualche punto in meno in classifica se lo perde per la poca serietà dimostrata all'epoca dell'Eredità, quando apparve chiaro a tutti che avesse una relazione con la sua attuale moglie Giovanna Civitillo. Lei era all'inizio solo una delle ballerine del cast del suo quiz, ma arrivò stranamente a beccarsi un suo stacchetto personale quotidiano, con lui che vistosamente ogni sera le mangiava con gli occhi le grazie. Decisamente poco professionale direi, ma è anche vero che al cuor non si comanda. Io quindi fra poco ti accompagno all'uscita. Puoi anche farlo subito, non ok, problema. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao, alla numero 7, Carlo Conti. Come l'amico Amadeus, anche Conti ha iniziato la sua carriera nell'ambito musicale, in quanto DJ italo disco, e fu anche autore di un piccolo cult musicale, ovvero Through the Night, pubblicato con lo pseudonimo di Conti, con la K e la Y, ma dopo l'arrivo in Rai in alcuni programmi per ragazzi verso la metà degli anni 90, per cui si ricorda soprattutto Big, che gli valse 2 telegatti, la Rai gli dà in mano sempre più roba di sempre più vasto ambito, dai quiz al varietà a Miss Italia nel mondo, e la sua figura, soprattutto la sua abbronzatura, diciamo così, molto marcata, si impone nel settore e agli occhi del pubblico. Con la metà degli anni 2010, dopo anni di salda conduzione di programmi di punta, uno a caso, il solito quiz L'Eredità, arriva anche la grande richiesta, Sanremo, che condurrà per 3 anni consecutivi ed è il primo caso nella storia in cui la seconda edizione consecutiva di Sanremo, condotta dallo stesso conduttore, sorpassa la precedente. Prima di lui non c'era riuscito nessuno, né Fabio Fazio né un altro mattatore del pubblico che vedremo tra un po'. Ormai da tempo conduttore di tale quale show e anche direttore artistico di alcune delle ultime edizioni dello Zecchino d'Oro, è senza dubbio uno dei più simpatici della sua categoria. Indimenticabile la sua sorpresa davanti a una delle tante strafalcione dette nella storia dell'Eredità, questa in particolare. 1979. No! Adolf Hitler! Sarà forse 1933? È il 33! Yeah. Ma... Alla numero 6, Paolo Bonolis, che io considero più una specie di outsider rispetto agli altri, che non un qualcuno di superiore, non so se sia più per quell'aura un po' distaccata e solitaria rispetto ad altri o per il suo essere diventato, suo malgrado, volto di una parte del paese che io, diciamo, non condivido molto e penso che ci siamo già capiti. Lanciato da Mediaset negli anni 80 come volto apprezzatissimo di programmi per ragazzi, primo fra tutti l'immortale Bim Bum Bam, è l'arrivo nel 1996 a Tira e Molla che lo conferma come qualcuno che farà strada. Dal 1991 è accompagnato dal fido maestro Luca Laurenti, che contrariamente al suo sembrare un idiota è una persona intelligentissima e che lo segue in praticamente tutti i suoi programmi di punta, mettendo in piedi una coppia che farà strage di pubblico praticamente ovunque, prima nel programma con i bambini che ha incastrato Peter Pan e poi con quel capolavoro trash
che è Ciao Darwin. Torna poi in Rai e poi di nuovo a Mediaset, dove finalmente ha un talk show tutto suo, Il senso della vita, ma nel 2008 viene confermato come conduttore del Festival di Sanremo per la seconda volta dopo l'edizione del 2005, di cui però non conferma il successo. Accusato più volte di essere volgare e fautore di una conduzione unica, in senso però spregiativo, è attualmente uno dei conduttori italiani più pagato, insieme anche a Gerry Scotti, c'è da dire, con un cachet che si attesta sui 10 milioni di euro all'anno. Farà anche l'ignorante, ma evidentemente paga. Andate a fare l'altra prova, vai, mi sono stancato. Alla numero 5, Enzo Tortora. Aia. È la prima entry che ormai conduce in paradiso e a lui il paradiso glielo devono proprio aver concesso, visto il calvario che ha passato in vita, purtroppo vero dramma che lo coinvolse assieme a tutta l'opinione pubblica italiana e che ne ha innegabilmente contaminato l'aura. Ideatore, tra gli altri, del celebre programma Portobello e conduttore di La Domenica Sportiva, considerato senza dubbio tra i padri della televisione del nostro paese, nel giugno dell'83 fu arrestato perché presente nelle dichiarazioni di un pentito di camorra e fu quindi detenuto per 7 mesi con l'accusa di associazione camorristica e traffico di droga, cosa che però non lo riguardava veramente. Erano tutte menzogne e furono in tanti fin da subito ad esporsi in suo favore, uno su tutti, Piero Angela, ma anche Marco Pannella del Partito Radicale, di cui poi Tortora fu anche eletto presidente, ed il grande giornalista Enzo Biagi. Al momento della sua assoluzione tornò in TV, dove fu accolto da una ovation e si presentò per la prima volta dopo 271 giorni di carcerazione ingiusta con la celebre esclamazione: dunque, dove eravamo rimasti? Morto nel 1988 per un tumore polmonare, non è mai stato realmente dimenticato. Dunque, dove eravamo rimasti? Alla numero 4, Corrado Mantoni, ovvero l'uomo che si è inventato la corrida e anche gran parte della televisione del nostro paese. Conduttore e autore dei Tempi d'Oro, conosciuto principalmente con il solo nome Corrado, la sua carriera cominciò come speaker presso la radio alleata dopo l'armistizio dell'8 settembre. Fu lui ad annunciare al paese, per esempio, la fine della guerra e la vittoria della Repubblica al referendum. E da lì, grazie ad un bando dell'allora EIAR, cioè l'odierna Rai, fece prima gavetta nei notiziari e poi fu scelto come primo presentatore ufficiale nel 1949 per le prime brevissime trasmissioni in diretta e rimase praticamente l'unico anchorman della televisione italiana per circa 10 anni. Collaboratore di grandissimi nomi del piccolo e grande schermo come Nino Manfredi, Aldo Fabrizi, Marcello Mastroianni e Walter Chiari, Corrado ha anche il vanto di aver scoperto e lanciato Alberto Sordi. Nel programma Rosso e Nero ebbe come valletta Sofia Loren e intervistò nomi altisonantissimi del jet set mondiale come Gregory Peck, e questo all'incirca prima degli anni 70, in cui, va ricordato, arrivò a condurre anche Sanremo, che, come stiamo capendo, è un po' la cartina tornasole per comprendere il successo di un conduttore nel nostro paese. Fumatore incallito, morì a 74 anni per un carcinoma ai polmoni, e quando Gerry Scotti condusse poi la nuova edizione della Corrida, il circa primo pseudo talent show della storia della televisione, in molti pregarono che tornasse lui a condurlo. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Alla numero 3, Pippo Baudo, che è sicuramente più facile da ricordare di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, quindi Pippo suonava benissimo. Laureato in giurisprudenza, Baudo è un altro dei grandi della storia della TV e la sua conduzione ha accompagnato, tipo 60 anni di televisione nostrana, e infatti comincia davvero a diventare difficile enumerarne numeri e programmi. 13 conduzioni del festival, di cui la prima nel 1968 e poi ha lanciato in carriera un numero spropositato di artisti, tanto che la sua frase simbolo a furor di popolo è "l'ho scoperto io, l'ho scoperto". Per citarvene alcuni: Eder Parisi, Lorella Cuccarini, Beppe Grillo, Barbara D'Urso, oltre che conduttore poi anche attore, spesso nei panni di se stesso, e autore televisivo. Pippo Nazionale è un'istituzione di questo paese e credo che se fosse possibile il governo lo farebbe marchiare come patrimonio dell'UNESCO. Non scevro da polemiche, un paio di puzzonate
le ha commesse anche lui, ma con più di mezzo secolo di carriera da presentatore, come dire, è il minimo che gli si può richiedere. Ma ha scoperto Pennellone a me, Pennellone Baudo mi ha scoperto. A Ostia! Esatto. Alla numero 2, Maurizio Costanzo. Ora cominciano davvero le note dolenti, perché racchiudere l'enorme peso della figura di Costanzo in 30 secondi è una bella sfida. Conduttore, autore, paroliere, accademico e scrittore, e anche massone, nello specifico nella loggia P2, ma tralasciamo questo. Diciamo venerabile merito. Esordì come giornalista per il quotidiano Paese Sera, per cui intervistò tra gli altri Totò. E quando cominciò a collaborare con Luciano Rispoli, che all'epoca era ai vertici della RAI, riuscì a entrare prima come autore e poi, dopo alcune ospitate in altri salotti televisivi, gli fu affidato il suo celebre Maurizio Costanzo Show, in onda fin dal 1982. Simbolo di Mediaset, ma non solo, e di grande potere per la sua amicizia con il giudice Giovanni Falcone, che invitava spesso in TV, la mafia cercò di farlo saltare in aria, per fortuna inutilmente. E recentemente una procura toscana ha ipotizzato che il mandante fosse lo stesso Silvio Berlusconi, ma lasciamo perdere che se entriamo in sta strada facciamo notte. Protagonista di intrecci politici che vanno al di là della semplice televisione, custode probabilmente di molte tra le celeberrime verità nascoste del nostro paese, io lo ricordo con particolare affetto per aver contribuito a creare un'icona della comicità, e cioè il ragionier Fracchia, e uno dei più bei film horror che il nostro paese ricordi, La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati. E non è finita, ha pure scritto insieme a Ennio Morricone e Ghigo De Chiara Se telefonando di Mina, e mi stavo pure dimenticando di sua moglie, la proprio poco importante televisivamente parlando Maria De Filippi. Come dire, per questo o per quell'altro motivo i suoi baffi saranno sempre in mezzo a noi. Proprio una camicia coi baffi. Prima di svelare la nostra numero uno, ecco alcune menzioni onorevoli, come Luciano Rispoli, di cui accennavo prima, che ha contribuito a lanciare Pippo Baudo e proprio Maurizio Costanzo. E poi ancora Alberto Manzi, meglio noto come il maestro Manzi, che ha praticamente contribuito ad alfabetizzare il paese con i suoi programmi lezione, fin dalla primissima ora delle prime trasmissioni marchiate Rai. E di nuovo Raimondo Vianello, che assieme alla sua moglie Sandra Mondaini ha creato una delle coppie più amate a livello nazional popolare, e che ha tra le altre cose condotto pure Sanremo. E poi Renzo Arbore, primo DJ italiano, titolo che vanta insieme a Gianni Boncompagni, che ha portato per anni la musica italiana in televisione e nel mondo. E infine, glielo dovevo proprio, Fabrizio Frizzi, a cui io ero molto affezionata, oltre perché mi sembrava molto gentile, ovviamente per essere l'indissolubile sceriffo Woody della saga di Toy Story, e per questo lo omaggio con Ho un serpente nello stivale. Comunque, se non volete averli voi, serpenti o conduttori televisivi italiani, nei vostri stivali, allora direi che è il caso di cliccare la campanella degli avvisi prima di presentare un uomo che non credo abbia bisogno di alcuna presentazione. Alla numero 1, Mike Bongiorno. Italo-americano, partigiano, tra i primi e più longevi conduttori della storia italiana, metà paese è venuta su con i suoi quiz e con i suoi Sanremo, che condusse consecutivamente per 5 volte tra il 1963 e il 1967, per un totale di 11 volte, al secondo posto dopo Pippo Baudo. E poi i quiz, i tantissimi quiz, impostati per la prima volta per il pubblico italiano alla moda americana, come poi accadde per la versione italiana di La Ruota della Fortuna, e i programmi per bambini e le gaffe, le decine e decine di gaffe che lo hanno travolto negli anni. L'aneddoto sulla signora Longari caduta, vabbè, mi sa che lo sapete già dove, ma anche le persecuzioni contro la tizia che provò a barare in diretta, o le ramanzine ad Antonella Elia per aver sfottuto lo sponsor. Mike era praticamente una macchina da meme decenni prima che qualcuno cominciasse anche solo a navigare in rete, così meme che rimase meme pure nella morte, con la sua bara che fu sequestrata e tenuta in ostaggio un anno prima di essere ritrovata ancora chiusa in un canale di scolo. Ok, qui mi sono dilungata in salamelecchi e ho proprio descritto il mio Mike Bongiorno, cioè quella figura così familiare da essere davvero un nonno per tantissimi miei coetanei. Certo, un nonno parecchio rimbambito nei suoi ultimi tempi, ma per ora uno come lui questo paese non l'ha ancora trovato. Amici di Sanremo, allegria! Allora,
Che cosa ne pensate di questa lista? Quali altri conduttori secondo voi avremmo dovuto includere? Concordate con le nostre posizioni? Fateci sapere, fatela andare bene, che così ci impegniamo per fare anche la parte 2 sulle conduttrici italiane.